fino all'avvento della filossera, che è questa malattia terribile che negli anni 80 dell'Ottocento fa ammalare tutte le piante di viti. Tutto il territorio qui era interamente disseminato di vigneti, di piante di viti, come racconta anche Carlo Porta, che in una sua poesia dice, in dialetto, lo dico in italiano perché così è più diffuso: «Oh, come buono il vino di Omate, il vino di Oreno, il vino di Cavenago», per cui luoghi che adesso sono pieni di capannoni e di tangenziali in realtà producevano il vino. A un certo punto, dopo questa malattia, il vino scompare e perciò questo famoso Crodello, che era un vino non di grande qualità, anche perché era un vino di pianura, il clima che abbiamo qui lo sappiamo, ma già allora, e particolarmente quando poi le piante ammalano, inizia un forte fenomeno di acquisizione di vino da altre parti. Basilio, che è una famosa cantina locale, che ha una cantina spettacolosa da 4 generazioni, ci raccontava come i tini di vino arrivavano alla stazione di Arcore, venivano messi sul carretto e poi arrivavano i tini che venivano scaricati da essere poi mesciati nella sua osteria. O un altro produttore, Mosca, che aveva comprato notevoli possedimenti di vigneti in Puglia e a questo punto il vino poi arrivava e veniva imbottigliato, distribuito e venduto. Indicativa di questa provenienza pugliese è il fatto che l'osteria, il luogo dove gli uomini, perché le donne non potevano, anzi erano le donne di malaffare quelle che andavano a bere il vino, gli uomini quando andavano a bere non dicevano andavano all'osteria, ma dicevano vado al Trani, identificando nel luogo di somministrazione del vino in realtà una stupenda città della Puglia dalla quale proveniva il vino che qui veniva poi distribuito, imbottigliato e venduto.